Buongiorno a tutti ragazzi, come avete capito dal titolo, oggi parliamo di mondiali. Io ho avuto la fortuna di farne due, di mondiali nel 2011, ho partecipato come campione in carica, del titolo nazionale italiano ai mondiali di San Diego e nel 2015 ho partecipato ai mondiali di Boston, sempre come campione in carica del titolo nazionale italiano. Vi dico che effettivamente quello che si prova giocando i mondiali, quantomeno quello che ho provato io, perché io posso soltanto rispondere delle mie di emozioni e sensazioni, è qualcosa di davvero singolare. È una sensazione che è stata soprattutto la prima edizione, ovviamente quella di San Diego, qualcosa di assolutamente unico. Giocare i mondiali significa essere sostanzialmente proiettati dentro il cartone animato che tutti da piccoli abbiamo visto, dentro il sogno di essere uno degli allenatori più forti del mondo, quantomeno in quel momento lì, nello stesso edificio con tutti gli altri giocatori più forti del mondo, a giocarsi il sogno di diventare the very best. Ecco, questo è quello che ho provato la prima volta che sono stato ai mondiali, anche la seconda, ma la prima davvero, ovviamente, come si suol dire, la prima volta non si scorda mai. La prima volta, mi ricordo anche un aneddoto, ero su una scala mobile, immaginate voi, grandissimo albergo, perché i mondiali si fanno solitamente in grandi alberghi che abbiano dentro di essi anche la possibilità, con un centro congressi, di poter ospitare la manifestazione, quindi immaginate scale mobili incrociate, scala mobile che va su, scala mobile che va giù. Io ricordo come fosse ieri di aver fatto questa riflessione a San Diego, all'Hilton di San Diego, l'Hilton Bayfront, un Hilton meraviglioso sul mare, perché poi solitamente scelgono anche tutti alberghini, no? Da una stella e mezzo. Mentre stavo scendendo al piano, per fare colazione, al piano terra, stavano salendo dei giocatori, fra i quali un certo Ray Rizzo, che sicuramente avrete sentito, che io adesso, insomma, posso dire col senno di poi di conoscere anche abbastanza bene, ma che per me e gli altri compagni di viaggio, i fratelli Gini con i quali condividemmo questa fantastica esperienza, rappresentava l'ispirazione, il giocatore assolutamente che avevamo visto soltanto su Pokémon World, su delle riviste, su dei siti, perché ancora i mondiali erano assolutamente una chimera. Quindi quando ci incrociamo, lui andava su, noi andavamo giù, come in un centro commerciale, ma eravamo ai mondiali. Mi ricordo di aver pensato e provato questa sensazione meravigliosa di essere nello stesso edificio, di aver proprio detto wow, sono nello stesso edificio con i migliori giocatori al mondo, io sono in questo momento uno di questi e domani mi giocherò qualcosa di meraviglioso come i mondiali. Mamma mia, mi auguro di fare anche il terzo mondiale e chissà che magari non sia proprio quello di questo agosto ad Anaheim. Signori, la nostra pausa caffè è già giunta al termine. Io vi invito ovviamente non solo a condividere il video su tutti i vari social, a mettere mi piace, a commentare un po' cosa ne pensate di questa rubrica in generale, di questo video, ovviamente ad iscrivervi al canale e poi vi do appuntamento sul canale per quanto riguarda i video tra virgolette normali e regolari e domani mattina ancora una volta ore 7:30 qua con Poké Caffè. Ciao ciao!